Stalingrado esisteva prima di Santa Rosa, infatti sì, sì. Io me lo ricordo, ma è stato demolito tipo che io avevo 10 anni. Era tutto in pietra leccese. Non so se era chiamato Stalingrado per l'estremo degrado della zona, perché lì si usciva il dopoguerra dalla, no, dalla seconda guerra mondiale, quindi Stalingrado era stata rasa al suolo, che fiancheggiava via l'inizio di via Torreganca, di via 4 Finite. Guarda, la stecca parte qua, esattamente da dove inizia il parcheggio, lì dove c'è la via per Brindisi. C'era proprio l'inizio, erano due piani di pietra leccese, arrivava fino alla fine, cioè tutto il foro boario è stato costruito dopo la demolizione, ed era proprio poverissime, come veramente. E si collegava poi a quel gruppo che ancora resistono di case ultra popolari, non mi ricordo di che periodo, che stanno dietro il palazzetto. La destinazione degli abitanti di Stalingrado fu poi le vele. Stalingrado era un quartiere che c'era un palazzo che era lungo 300 metri, dove abitavamo su una 60-70 famiglie, composte da parecchi elementi per ogni casa, che chi aveva 8 figli, chi ne aveva 10, chi ne aveva 7. Perché si chiamava Stalingrado? Perché la gente teneva paura per passare, perché abitavamo noi e si pensavamo che eravamo delle persone non accoglienti. Avevamo una sola stanza, che era la camera davanti, e dentro ci dormivano dalle 7 alle 8 persone. O si dormiva a terra, mettevano i materassi, oppure di quelle reti che si aprivano e si chiudevano una volta. Chi si dormiva una sopra l'altro, ci si abbracciava con la sora, ci si abbracciava con il papà, e purtroppo quello era. Quando abitavamo noi qua non c'era nessuno, qua era campagna, di fronte era campagna, che c'erano anche i giardini dove coltivavano. Noi purtroppo per la fame andavamo a prendere i cavolfiori, le rape, le cicore. Poi hanno cominciato a costruire Santa Rosa, e abbiamo fraternizzato con chi faceva il muratore, chi aveva la possibilità di lavorare, lavorava magari alla giornata facendo le 3-4 ore, e se no c'era il mercato qua, che il pomeriggio aspettavamo i camion che venivano da Bologna, dall'Art Italia, carichi di frutta, per scaricarli, e ci davano 2.000 lire ogni volta che scaricavamo questo camion, 2-3.000 lire da dividere a 3-4 persone. E quello che si portava a casa dalla mediazione, e cummare mi danno piccate perusino, cummare mi danno patata, cummare mi danno piccate olio, con cui cenavamo. E sì, ci aiutavamo uno l'altro, le famiglie, eravamo una famiglia unica e sola per tutti, non c'era distinzione di niente. Se uno aveva bisogno di una cosa, l'altro subito accorreva e si poteva aiutare la persona che più o meno era più bisognosa. E le famiglie, una volta che arrivava il pomeriggio, le 3, le 4 del pomeriggio, una volta dopo la siesta, scendevano tutti vicino a casa, ognuno si portava la sedia e si univa la cummare, lo compare, e si ragionava fino alle 10, alle 11 della sera. Chi tirava fuori un pezzetto di pane, chi tirava fuori le cozze piccine, e si stava così insieme. Del poco si campava, ed è quella la cosa più bella proprio. Poi una volta che hanno fatto le case ci siamo sparpagliati, però come ripeto, alle vele abitano tutti quelli di via 4 Finite, diciamo quelli di Stanicato, compresi quelli di via Vespasiano Giannino. C'era Lucio Furcina, c'era Lu Personè, c'erano i Pasca, c'erano gli Urso, i Marulli, i Barba, erano tutti amici. E qua c'era la fiera grandissima. A qui si svolgeva la fiera, quindi? Qua si svolgeva il 25 di Sant'Alonso, una fiera che era immensa, che la gente veniva da Massafra, da Taranto, da Martina Franca con degli animali. Questi di Stalingrado, chi si faceva la baracca per vendere i panini, o chi andava a comprare il ghiaccio e vendevano i bicchieri di acqua, un bicchiere 20 lire di acqua, di ghiaccio, vendeva, e chi faceva parcheggi con le biciclette, chi faceva parcheggi con le macchine, e tutti quanti avevano un'attività piccolina. Allora basta che ti mettevi e vendevi, nessuno ti diceva niente. Quasi tutti quanti avevamo una professione di calciatori. Noi, oltre che a lavorare al mercato, alla mediazione, poi il pomeriggio, la martedì e la giovedì andavamo a Uggiano, la chiesa, facendo 70 chilometri, fare allenamento e poi ritornare a casa. Noi giocavamo qua, di 500 lire a persona, giocavamo a pallone e facevamo le sfide con Franco Causio, che abitava a Santa Rosa. C'era lo stadio, qua la domenica mattina andavamo a vedere le partite di terza categoria. C'era il Tiglio Adamo, che era l'allenatore del Lecce, che curava questi ragazzi sensibili, i Causio, i Renna, i Moriero. E noi tutti i giovedì e il martedì andavamo al campo per vedere l'allenamento del Lecce.
quando entravi a Stalingrado dovevi stare, dovevi camminare dritto, cioè non è che andavi e sfottevi, perché non era una cosa che te la facevano fare. E se dovevi fidanzarti con Tizio e magari dovevi conoscere a me, mi dici: Gigi, a me mi piace la figlia della sorda Luenzu, e vabbè, mo ne parliamo a Luenzu, e dici: ma vedi che un certo amico quale si fidanza con sorda. E a Stalingrado, se compare, non stai scherzando, non è che hai niente, facili fatti tu e ti andeci. A Stalingrado una fiata che ha fatto l'entrata, l'uscita non la faci qui. Un'ipotesi, diciamo, per dire, Cioè praticamente non è che uno è niente e scherzare se andeci. Dove andarono a vivere le persone che abitavano qui a Stalingrado? Allora, le persone che abitavamo qua, mezzi occupammo le case insieme con quelli di via Vespasiano Giannino, occupammo le case dei ferrovieri dalla 167A, che ci volevano cacciare di là, occupammo il comune. Per 2 o 3 mesi occupammo il comune. Poi, una volta occupato il comune, ci dissero: guarda, se andate via di là, le prime case che facciamo, che sono quelle della 167B, denominazione Le Vele, ve ne andate ad abitare voi. A Le Vele c'è tutto Stalingrado vecchio, e via Vespasiano Giannino, poi non c'è più nessuno. Poi più indietro hanno fatto altre zone, che ci sono le Cantarine, le Bombarde, la Chiesa Reca, Sant'Antonio de Intru, le Scause, tutte le zone, Porta Napoli, e hanno fatto tutta la 167 nuova. E ci hanno messi là, hanno fatto pure una bella bomba atomica. Mettendo tante zone insieme, no? È come se hai fatto una polveriera. Se invece le avessero fatte tutte disunite, invece di fare tutte le case insieme, allora sì che si poteva stare bene. E non sentivi Le Vele, o non sentivi le Cantarine, o non sentivi le Bombarde, o non sentivi niente. Da un punto di vista sociale incide, perché complica le cose, non le avvia a soluzione. Cioè, già il fatto di per sé di concentrare tutto in un'area, quelle che possono essere delle situazioni di degrado sociale, appunto, quello che arricchisce un quartiere è la varietà sociale, la variegazione sociale, diciamo, della composizione sociale del quartiere. La grandezza dei centri storici italiani è stata data proprio da questo, che c'era il palazzo nobile, ed era così la struttura urbanistica, diciamo, rinascimentale, palazzo nobile, la bottega dell'artigiano e la casa umilissima del servo, diciamo. Erano completamente diversi, diciamo, come situazione, però erano tutti insieme. Cioè, un tessuto diffuso anche da un punto di vista sociale aiuta l'integrazione fra chi, diciamo, sta meglio e chi sta peggio. Perché mo sì, senti, no, Le Vele, madonna mia, peggio, Le Vele non ci siamo. Uno se sa fidanzare con una figlia di mamma non ci va, perché dice: no, Le Vele. E infatti a Le Vele non c'è proprio niente. Senti, e quando si è cominciato a parlare delle nuove case, la 167, no? Che aspettative avevate? Se nessuno se ne voleva andare. Purtroppo ci avevano convinti che ci davano una casa nuova. Com'è stata la vita a Le Vele, diciamo, a cambiare? Beh, a Le Vele, quando me ne sono andato a Le Vele, non c'era neanche la circolare per andare in città. Praticamente ci avevano segregati, perché non c'erano corriere, non c'erano bus, non c'era niente, non c'erano neanche salumerie. E dovevi venire a Lecce a piedi a fare la spesa alla prima più vicina salumeria che c'era. Poi mano a mano hanno cominciato a fare la salumeria, hanno fare la lavanderia e hanno fatto un po' di tutto. E una volta che hanno fatto tutto, adesso stanno togliendo tutto perché la gente sta fallendo. Non è che alla 167 ci si poteva fare quello che abbiamo fatto qua. Alla 167, una volta che ti hanno dato la casa, te ne sali al quarto piano, ti fai le cose di casa tua, scendi, vai a fare la spesa e poi questa è la vita, vai a lavorare. La vita è sempre la vita monotona che facciamo. Preferavamo stare qua, almeno qua c'era la vita. Come scendi da casa, tu stai, arredo la fera. No, c'è Don Luenzo, ti affacciavi dalla finestra e vedevi tutti gli amici che giocavano e scendevi subito. Se devo rimpiangere, io rimpiango Stalingrado. Vorrei che tornassero quei tempi vecchi, con la nostra fera, la nostra festa di Santo Ronzo, la piazza, quella vecchia, e tante altre cose che hanno tolto dalla città.